La mostra che stiamo per vedere rappresenta un unicum sul panorama della pesca veneta, ma anche della pesca nazionale italiana, perché collezioni come questa qua, che sappia io, non esistono da nessuna parte. La pesca in laguna. Quello che vi proponiamo oggi è un percorso inedito alla scoperta di una collezione storica di modellini, di reti, di attrezzature, di barche, ma anche un percorso attraverso una componente importante della nostra cultura, del nostro patrimonio, di quel rapporto millenario che si è sviluppato fra uomo e ambiente nella laguna di Venezia e che attraverso questa collezione il Museo di Storia Naturale di Venezia e la Fondazione Musei Civici ha deciso di raccontare proprio per raccogliere una testimonianza che oggi rischiamo di andare a vedere completamente perduta e che invece attraverso questo percorso inedito e attraverso anche questo documentario noi vogliamo raccontare per riappropriarsi di quella componente rapporto uomo-laguna, insularità, il rapporto di coevoluzione fra ambiente e abitatori che per un museo scientifico naturalistico come il nostro è una delle missioni importanti della nostra attività. Questa collezione, che è quasi completamente esposta qui, ma ci sono anche altri pezzi che sono conservati nei magazzini del Museo di Storia Naturale, nasce dalla cooperazione di due soggetti di fine Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento, il conte Alessandro Pericle Ninni, del quale vedete l'immagine qui, e di un certo Angelo Marella, personaggio chioggiotto del quale sappiamo molto poco. Sappiamo che al tempo in cui lui lavorava per il conte Ninni viveva a Venezia e che era stato nella sua vita un modellista. E inoltre prepara questi esempi di attrezzature di tutte le barche da pesca che sono dei pezzi unici, perché in nessun'altra parte dei musei navali o musei legati alla pesca d'Italia si trovano cose di questa perfezione e di questa qualità.